Il regista Giuseppe Bonito è uno dei talenti del Vallo di Diano ed è pronto a dimostrarlo nuovamente nel prossimo film in uscita Nel nome del grande autore Mattia Torre, scomparso prematuramente a luglio. Si tratta di Figli con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Accanto a loro, diretti dal regista valdenese al suo secondo lungometraggio da primo regista, molti degli interpreti che in questi anni tra cinema, teatro e TV hanno portato in scena i maggiori successi dell'autore: Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo De Ruggeri. Il trailer del film è uscito nei giorni scorsi. Si tratta di Figli, la storia di Nicola e Sara, una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di 6 anni e una vita che scorre avanti senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile. A Repubblica, Bonito, che con Torre ha lavorato a lungo, ha detto: Mattia mi aveva chiamato quando ha capito che fisicamente per lui sarebbe stato molto difficile seguire il film. A Bonito quindi questa difficile eredità, che a gennaio sarà al cinema. Un appuntamento da non mancare, con un film d'autore, con un regista di talento che è figlio del Vallo di Diano.